Cattiva gestione nello smaltimento dei rifiuti, percentuali bassissime di raccolta differenziata e di infiltrazione della criminalità organizzata. È il drammatico quadro emerso dalla relazione sul ciclo dei rifiuti in Sicilia, che oggi la Commissione bicamerale d'inchiesta ha consegnato all'Aula. L'Assemblea ha quindi approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a far fronte all'emergenza siciliana. Maggiori dettagli li fornisce Paolo Russo, un membro della Commissione d'inchiesta che ha redatto il documento. Incapacità gestionale e politica delle amministrazioni regionali, inadatte a svolgere un ruolo di programmazione necessario a qualunque iniziativa di carattere industriale. Questa è un'iniziativa propria, quella dei rifiuti è propria di carattere industriale, quindi manca la programmazione. In carenza di programmazione è evidente che tutto va allo sfascio. E sempre oggi l'Aula ha approvato all'unanimità la mozione bipartisan sull'estradizione di Cesare Battisti. La Camera impegna il Governo a tentare tutte le strade possibili per far rientrare l'ex militante dei PAC. Ritornano in Commissione per un ulteriore approfondimento le proposte di legge per l'abolizione delle province. Lo ha deciso oggi pomeriggio l'Aula di Montecitorio. I provvedimenti puntano a mantenere l'istituzione della provincia nella nostra Costituzione e a sopprimere solo quelle più piccole, come spiega Donato Bruno, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Tra l'utilità della provincia e l'inutilità si è scelto quello di eliminare la possibile, ad esempio laddove ci sarà la città metropolitana che è prevista in Costituzione, noi avremo sicuramente l'abolizione dell'ente provincia e già sono 14. Se a questo si aggiungono i criteri a cui ho fatto riferimento prima circa densità di popolazione e estensione territoriale, altre province verranno eliminate. Diventa legge il provvedimento sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Dopo un iter travagliato, il testo taglia il traguardo in Commissione Agricoltura. Sarà obbligatorio indicare sulle etichette tutte le informazioni essenziali che garantiscono la trasparenza dei prodotti alimentari e la tutela dei consumatori. Si è svolto questa mattina l'incontro tra il ministro Roberto Calderoli e il presidente della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale Enrico La Loggia. Al centro del dibattito le modifiche da apportare al decreto legislativo che stabilisce nuove regole in materia di tributi per i comuni e che sarà votato il prossimo 26 gennaio.